Innanzitutto, questo è un provvedimento che aiuta a eliminare il problema della prostituzione, ma io sono dell'idea che vanno divise in due parti. Ci sono delle donne, io non condivido questa scelta, ma lo fanno liberamente di prostituirsi. Altre invece sono delle schiave, soprattutto a volte non sono neanche italiane, arrivano dall'est come arrivano anche da paesi africani e quindi anche all'interno di quell'immigrazione illegale a volte la criminalità organizzata prende queste ragazze. Io sono a favore della riapertura delle case chiuse. Io sono a favore del fatto che ci sia anche per il cliente, che non condivido quello che fa, però ha la libertà di farlo nel momento in cui un'altra persona è consenziente e di conseguenza è una sorta di prestazione, possiamo chiamarla in questo modo, non la condivido, preferisco che ci sia una casa chiusa piuttosto che averle per strada, preferisco che paghino le tasse, se questo è un loro lavoro fatto per scelta, ripeto ancora una volta, fatto per scelta, libere di scegliere quello che vogliono fare della vita. Altro è lo sfruttamento. Allora, quello Rispetto condivido allo assolutamente. sfruttamento, le piace l'iniziativa di Nardella? Allora, mi piace l'iniziativa, io farei una multa ancora più alta. Le faccio Ah, per ecco, l'assurdo. No, no, va no, bene, io ho diviso i due chiaro. argomenti. Io farei una multa più alta come, guardi, quando si compra una borsetta contraffatta, si dà la multa naturalmente a chi l'acquista, ma a chi la vende. Quindi questo è un principio che secondo me è sacrosanto. 200 euro io la farei anche un po' Voglio di più. salutare.